Højlund, che a proposito ha fatto benissimo anche nell'ultima sosta per le gare delle nazionali. Occhio a Koopmeiners che parte da solo, poi Scalpini dentro per Højlund, in buca per Koopmeiners, in aria, cerca sul secondo palo Zapata, chiude la Roma, ma c'era un fuorigioco a condizionare questa azione. Eh sì, era di là largamente Koopmeiners che aveva cercato Zapata, aveva comunque chiuso Spinazzola. Palla all'indietro per Ibáñez con l'esterno Selec, poi Belotti, bella palla per Pellegrini, percussione ancora Pellegrini, la riapre la Roma all'83esimo col solito gol di Lorenzo Pellegrini, ancora un gol su azione, ancora un gol per la Roma in questa fase dove evidentemente è produttivo dal punto di vista offensivo. Che bello il tocco di tacco del Gallo Belotti su questa azione veloce verticale della Roma, si inserisce Pellegrini, trova il tempo giusto, prepara al sinistro e in buca alle spalle di Sportiello. L'aria aperta nel finale la Roma, che non bisogna mai dare per battuta. Dall'altra parte Koopmeiners, la palla è lunga e non riesce a tenerla, attenzione a Rui Patricio che la perde, Koopmeiners, 3-1, erroraccio di Rui Patricio e l'Atalanta lo punisce con il gol che riporta avanti la Dea di due gol sulla Roma. È successo tutto velocemente, 3-1 per l'Atalanta, Koopmeiners. Brutto errore per Rui Patricio, che spesso nelle prestazioni positive della Roma dal punto di vista difensivo si era esaltato, aveva costruito le fortune della Roma, qui sbaglia clamorosamente, una papera per definizione e la palla rimbalza buona per Koopmeiners, bravo a crederci fino alla fine, quando arriva a raccogliere con le mani Rui Patricio e non la tiene, allora la chiude in porta con il destro. 3-1 Koopmeiners, settimo gol in campionato, così come ha scritto sulla maglia. Check in corso per un possibile fallo di mano, ma Irrati dice che il check è finito e il gol è convalidato.